cosa, come diceva perché c'è Marx. L'Europa. Beh, l'Europa, c'è l'Europa, c'è il 3%. Franceschini, con sano spirito pragmatico, dice: ragazzi, qua c'è il rapporto deficit-PIL, non può crescere oltre il 3%. Mi scusi, abbiamo i vincoli europei. Con rispetto per Franceschini, questo è cretinismo economico e di più, è sottomissione totale al diktat europeo. Perché bisogna assolutamente, cioè, non è che perché l'Europa ci chiede le cose dobbiamo farle. Io però i sacrifici li farei anche per i miei figli che non ho, o per i nipoti, ma i sacrifici per i banchieri e la finanza io mi rifiuto di farli. Se l'Europa mi chiede di fare questo, io dico di no. L'Europa è un progetto criminale, mi scusi se uso questo termine, che serve a svuotare la politica, esattamente a produrre quel cretinismo economico che vediamo tutti i giorni rappresentato ovunque. Si tratta di uscire da questo progetto, da questo lager economico in cui siamo, e di tornare a un primato della politica. I giovani sono quelli che più stanno pagando questo, perché appunto i contratti precari a tempo determinato sono delle forme di violenza economica che subiscono ogni giorno, ed è per questo che io solidarizzo pienamente con questi ragazzi che, oltre a subire tutti i danni penosi di questo sistema economico in cui destra, sinistra e centro dicono la stessa cosa, cioè si oppongono su tutto fuorché sulle cose salienti, infatti sono l'emblema di un pluralismo che dice al plurale sempre solo la stessa cosa, i giovani patiscono tutto questo e vengono ancora insolentiti, bamboccioni, non devono adattarsi al lavoro monotono perché sennò si rivelano ciusi e così via. Ora direi, mettere in guardia i giovani rispetto al posto fisso ha un tasso di ipocrisia pari a chi mettesse in guardia un affamato rispetto ai rischi del colesterolo. Questo è stato fatto in questo paese, i giovani stanno patendo tutto questo sulla loro pelle, io spero che abbiano la forza di reagire a questa demenza generalizzata, e bisogna anzitutto partire a riflettere sulla situazione europea. Io lo dico questo perché è stato detto con troppa facile retorica che l'Europa ce lo chiede, bisogna assecondare l'euro. Queste sono sciocchezze, la filosofia, se serve a qualcosa. Sono sciocchezze, insomma, non è che siamo tutti... Invece, bisogna uscire dall'euro, bisogna... Tutto si può fare, ma insomma bisogna calcolare i pro e i contro, bisogna uscire dall'euro, non è che domani andiamo dalla Merkel e diciamo scusa, ciao, ti sei sbagliata, noi facciamo come ci pare, no, non è che si fa così. Di fronte a Hitler ci si opponeva, di fronte ai nuovi Hitler. Vabbè, ma Hitler non è la Merkel non è Hitler. Ma guardi, Hitler cambia, non arriva con la svastica la seconda volta, arriva parlando il lessico dell'economia, condannando tutte le violenze che non siano quelle dell'economia, guarda caso. I greci non sono stati invasi di fatto dalle nuove forme economiche contemporanee chiamate euro. Questo è quello a cui andiamo incontro ed è bene saperlo. Allora,